Buongiorno, bentrovati al salotto acquatico di Swim Biz. Siamo qui a Barcellona con un certo Matteo Rivolta. Presente. Ciao, che sta preparando un esame per settembre, mi spara, no? Sì, dai. Dai, parliamo di gare, perché gli esami ci penseremo. È un po' un esame la gara, no? Sì, diciamo di sì, potrebbe essere un esame. Perché comunque mi piacerebbe avere fare un debutto, che potrebbe essere anche una conferma internazionale. Anche perché tu sei debuttante, veramente. Sì, non funziona come quando si fanno sia matricole che ti rasano. Io sono già immatricolato, quindi nazionale sono già immatricolato. Sì, però il mondiale è primo, quindi non so, magari ho capito, però teoria, se no, biondo. Non si finisce più qua di far matricole. Senti, però il capello lo mantieni così? Assolutamente sì. Non sei come qualcuno che taglia, fa. No, dice. Non ne vedo il motivo. Stiamo così. Senti, allora, primo mondiale, quindi un'emozione particolare. Come lo stai vivendo? Ma abbastanza serenamente. Sono teso il giusto, perché comunque sì, è il mio primo mondiale, però anche quando, diciamo, prepari in un campionato assoluto, anche se sei in Italia, sei comunque. E devi fare un'ottima prestazione, sei lo stesso emozionato, quindi sì, è una cosa diversa, però è un banco di prova importante e penso sia uno stimolo in più, quindi paradossalmente è un po' più semplice. Senti, i tuoi avversari, sì, quelli che li hai già visti in giro, sì, hai già fatto un'ideuzza. Sì, mi sono fatto l'idea che andranno forte. E quindi. Cioè, questi si fanno vedere già belli pomposi. Guarda, tu c'hai un fisico pazzesco, ho detto l'altro giorno. Sei una statua, sei. No, vabbè, però. Non funziona come quei galli che ci si fa vedere più grossi. No, no? Direi di no. Mi sa che. Bisognerà andare forte, perché il trend che si è visto in questi giorni è. Sì. Un po' a parte Federica, che lei. No, vabbè, no, nel senso. Io parlavo dei miei avversari, li ho visti particolarmente in forma. Poi gli altri atleti della nazionale, per vari motivi, non sono andati come si aspettavano. Questo dispiace, però penso sia una coincidenza. Non è che adesso tutti debbano andare in maniera così appannata. Senti, allora, come dire, apriamo le farfalle. Ma sì, tanto ci c'è farfalla, non delfino, no? Sì. Sì, cerchiamo di aprirla, anche se in realtà è già stata aperta da 50 delfino di Piero e 100 farfalla, no, di Ilaria. Sì, certo. Sì. La farfalla di Rivolta. Sì, speriamo Rivolta, di. Nome di battaglia, Rivolta. Di fare un debutto coi fiocchi. Ne sono convinto. Ci vediamo subito dopo. Va bene. Alla prossima. Ciao. Ciao. Ciao.